Ciao a tutti, voglio parlarvi oggi dei muscoli adduttori della coscia. Sono quei muscoli dell'interno coscia che ci aiutano a compiere i movimenti di adduzione, quindi di avvicinamento verso la linea mediana del femore. Sono muscoli spesso soggetti ad infortunio, soprattutto nei calciatori, forse in ordine di incidenza il secondo muscolo più soggetto a infortunio in chi pratica sport di corsa, di situazione come il calcio o altri sport su campo. Il muscolo è spesso ignorato nei programmi normali di preparazione atletica, se non con dei blandi allungamenti o qualche rinforzo complessivo nell'ottica globale della preparazione dell'atleta. Oggi ci focalizzeremo su alcuni esercizi che possono essere molto interessanti, sia per una fase di infortunio dopo uno stiramento, una volta che la cicatrice si è chiusa e possiamo ricominciare la normale preparazione, sia in ottica di prevenzione. Ancora una volta ci avvaleremo del Multipower, che è un attrezzo secondo me molto versatile per tutta una serie di aspetti, soprattutto per usi non propriamente tipici di questo attrezzo, come vedremo oggi, in quanto possiamo regolare un'altezza e utilizzare un supporto imbottito per rendere più facile l'esercizio. I prerequisiti di questo esercizio che andremo a vedere saranno un buon controllo del core, quindi soprattutto per quanto riguarda la core stability sul piano frontale, quindi la tenuta laterale nelle inclinazioni laterali, quindi un buon controllo da parte del muscolo quadrato dei lombi, dei quadrato dei lombi e degli addominali obliqui. L'esercizio che andiamo a vedere adesso consiste in pratica in una contrazione eccentrica e controllata dell'adduttore. La partenza sarà sul fianco, poggiati su un gomito, solleveremo la gamba da allenare sopra l'imbottitura del multipower all'altezza, diciamo, massima nella quale voi avvertite una tensione. Da questa posizione, che sarà la nostra partenza, ci aiuteremo per risalire con la spinta in abduzione della gamba sottostante e del pugno che ci aiuta a stabilizzarci. Saliamo, teniamo la posizione e scendiamo controllando. Ripetiamo, saliamo e scendiamo. Questo può essere ovviamente alternato al lato destro e al lato sinistro, deve essere focalizzato da un lato solo. La variante successiva potrà essere quella nella quale introduciamo anche la fase concentrica con una tenuta in isometria. Quindi ci solleviamo con la sola forza dell'adduttore, teniamo un attimo e controlliamo la discesa. Ci solleviamo e controlliamo la discesa. È un esercizio parecchio intenso. Posso suggerire all'inizio di utilizzare un elastico per avere il carico più graduale nelle prime fasi. In ordine, andiamo a vedere adesso un esercizio di allungamento sempre dell'adduttore che abbiamo appena allenato. Mi raccomando, gli esercizi di stretching o di allungamento, che essi siano passivi o attivi, sarebbe sempre raccomandato vengano svolti alla fine della preparazione atletica, mai prima della preparazione atletica. L'allungamento che andiamo a fare ora si avvale sempre dell'utilizzo del multipower per praticità, dato che abbiamo appena visto un esercizio con l'ausilio di questo attrezzo. Sarà un semplice allungamento posizionandosi in una posizione in cui avvertiamo la tensione, quindi lo alzeremo a livello, diciamo, della nostra flessibilità muscolare. Da questa posizione potremo scivolare internamente per accentuare il tensionamento a livello degli adduttori. Un'altra variante più interessante, probabilmente ed efficace, è una variante che sfrutta
il PNF, quindi una facilitazione neuromuscolare. Faremo quindi un allungamento post-isometrico, quindi dovremo attivare l'adduttore come per avvicinare la gamba. Ecco, io adesso lo sto attivando, infatti tremo, un 3 o 5 secondi di tenuta, rilasso e poi vado ad allungare. Mantengo la tensione un paio di secondi e posso ripetere l'attivazione, quindi 1, 2, 3, 4, 5 e rilasso e vado ad accentuare ancora l'allungamento. Ora non vi resta che provare e buon lavoro.